In mostra a Palazzo Paolina, da giovedì 2 luglio, dopo il fermo causato dall'emergenza virus, le opere pittoriche di Carlo Vannucci, viareggino doc e grande maestro della cartapesta, da tutti conosciuto col soprannome di Bocco. La mostra legge accuratamente gli stati d'animo, le inquietudini, le speranze di una generazione di viareggini che vissero a cavallo dell'ultimo conflitto mondiale. Carlo Vannucci fu pittore autodidatta fin da ragazzo, ma curioso di quello che offriva Viareggio in quegli anni segnati da un forte senso del tragico. Bocco frequentò i pittori affermati di allora e ne assorbì temi e tecniche. La mostra racconta un po' il percorso pittorico di mio padre. È stata voluta perché quest'anno è il centenario della sua nascita e quindi in collaborazione col Comune e soprattutto grazie anche all'Alessandra Bellomini Pucci, che è lei che ha curato la mostra e gli ha dato un'immagine credo molto bella, perché rappresenta e racconta perfettamente il mondo pittorico di mio padre. Le opere sono una settantina, le avevamo raccolte circa 180 per poter allestire la mostra, poi Alessandra ha fatto una scelta che, giusta secondo me, ha colto i quadri e la sensibilità maggiore nelle opere che sono esposte.